Ragazzi, buongiorno. Come potete vedere sono le 6 del mattino, sono in centro Dronero. Non sto andando in montagna con le mule, ma vi porto a vedere una lavorazione nei campi dal mio punto di vista un po' particolare, perché ieri mattina, passando in zona Villa Falletto, ho visto due trattori che facevano una lavorazione, non capivo bene di cosa si trattasse. Uno sembrava che stesse arando con un arato frontale, l'altro sembrava una rastrella molto strana. Comunque andiamo assieme a scoprirlo e vi spiego il motivo perché di quest'ora alle 6 del mattino. Come vi dicevo, sono arrivato qua nel campo, è appena giorno, cioè stanno facendo anche delle lavorazioni manuali, diciamo, tolgono qua dalle testate che poi la macchina che trebbia non ce la farebbe a raccogliere. Ecco, ieri mattina, passando qua sulla strada, ma era più tardi di adesso, era verso le 8, ho visto questi macchinari qua e non capivo di cosa si trattasse. Mi sembrava una rastrella, però tira sulla terra e così. Questi sono campi di fagioli e così vediamo come fanno poi per la trebbiatura. Questa macchina qua, poi ve lo faccio spiegare dal ragazzo. Ovviamente va sottoterra, sotto la fila dei fagioli, e li sradica. Ieri la curiosità mi ha preso, ho cercato in rete la raccolta dei fagioli e non ho trovato questo tipo di macchinario, vedo solo delle trebbie che sgranocchiano il fagiolo, si versano il rimorchio. Quindi vediamo l'operazione dall'inizio, diciamo. Posizionando per prendere le file, vedete, va giù a terra, ecco, stacca la radice dal terreno. Adesso ci spostiamo su John Deere. Quanti cavalli ha questo? 100. Che bel giocattolo. Adesso ha fatto partire, avviato il ranghinatore. Questo è un ranghinatore per fagioli. Poi lo vedo poi da terra e praticamente ammucchi le due file, no? Di due ne fai solo più una. Di due ne faccio solo più una, esatto.
E poi praticamente la macchina che li sgranocchia così, cos'ha, una trebbia? Come si chiama? Si chiama, il modello è la Colombo, è una macchina brasiliana che praticamente fa lo stesso lavoro delle 23 di una volta, no? Avevo visto una Arbos a fare, a raccogliere sì. Fagioli. No, quelle vecchie, una volta con le Arbos si faceva... Una volta lo facevano con le Arbus, che erano macchine da grano modificate. Modificate, sì. Invece queste qua sono proprio nate per i fagioli e basta. Sono trainate però dai trattori. Non sono più spaventi. Ok, ok. Che hanno il cassone, ho visto, raccoglie il fagiolo, poi viene borsato in un rimorchio. Esatto. Adesso sono sceso, così la vediamo lavorare, gli corro di fianco. Vedete? Spero di non inciamparmi. Ovviamente la pianta del fagiolo è stata sradicata. Lassù. Dietro qua la rastrella e la porta. Diciamo fa l'andagna, ma qual era? Adesso si mette in posizione verticale per spostarsi su strada. Ancora una videata qua sui trattori. Questo fende le ruote strette appunto per queste lavorazioni di passare in mezzo ai filari di fagioli, è un 210 vario. È interessante anche questa macchina come fa a sradicare le piante di fagioli. Praticamente qua sotto quelle lame lì tagliano le radici. Il sole sta sorgendo. E speriamo che il tempo regga, perché le previsioni meteo sono da temporali e devono far intervenire la macchina, diciamo la trebbia, che sgranocchia i fagioli. Sono ancora indecisi perché le piante sono un po' verdi, come potete vedere. Però se piove poi bisogna aspettare giorni che asciughi. Vediamo durante la giornata. Ragazzi, vedete, riuscite a vedere l'ora? Sono le ore 15. Stamattina erano le ore 6. Io per fare un video di 10 minuti, 15, 20 minuti, mezz'ora, ma non cambia niente, sto stronzo qua che si mette in mezzo alla strada, no? E l'altro che mi manda a fare il culo, ma io se mi giro indietro sistemo anche quello. Mi passo delle 6, 8, 10 ore per fare un video. Faccio 10.000 visualizzazioni, trasformatelo in euro, sono 10 euro,
mi faccio due volte San Damiano Macra, Villa Falletto, spendo 30 euro di gasolio, sto lavorando in perdita. Avevo creato la carta di credito ricaricabile, ha funzionato un po' i primi giorni, dicevo po' più o meno riesco a salvarmi, ma in realtà non è così. Sto lavorando in perdita, però voglio continuare perché mi piace, so che faccio piacere a tante persone, con quelle che comunque sono più vicino, nel senso persone in possibilità da muoversi, chi infermo, chi per l'età, chi per altro non può più andare in montagna, non ho mai visto i mezzi che faccio vedere io, però tutto questo ha secondo me un fine, perché non posso sopravvivere così, quindi se non mi arriva, qua ce n'è uno che sorpassa, tu adesso deve chiudere, se non mi arriva qualcosa da qualcuno che ci tiene a queste cose non posso andare avanti per tanto, perché tutti i giorni devo rimetterci del mio per fare piacere a tanti, e buona parte di quei tanti è gente che ne approfitta a guardare i miei video perché comunque gli piacciono, però poi la sostanza è che neanche l'euro non ti arriva. Questo mi fa incazzare, perché a parte quelli che mi dicono io guardo tutti i tuoi video, c'ho l'azienda però a casa mia non verrai mai, e posso anche capirlo, però poi c'è tutta l'altra percentuale che guarda, mi piace, continuo a guardare perché io lo vedo dalle visualizzazioni, però non bastano, perché 10.000 visualizzazioni sono 10 euro e con 10 euro io oggi ho già rimesso, a parte il tempo, a svegliarti alle 5, arrivare sul campo alle 6 e così, ci ho già rimesso il gasolio a muovermi per queste strade. Comunque provo ancora ad andare avanti un paio di mesi. Stamattina ho pubblicato il video di Agri Caraglio, ringrazio Gianti, mi ha fatto il pieno la macchina, però non è tutti i giorni così, cioè il video di Gianti con quella macchina un po' particolare per dare disinfestanti al grano turco e altre colture, in poco niente ha fatto 1000 visualizzazioni, ma ritorniamo sempre al discorso di un millesimo a visualizzazione sono un euro, poi magari stasera ne ha 4000, domani ne ha 8000, dopodomani 14, però la sostanza è che grazie a Gianti, a Massimo, che mi ha fatto il pieno alla macchina, e non sono andato col camion che consuma il doppio, vado in macchina, la macchina da Bruno Mas, che stiva il traversé, che traversa Magnus Pialtumba, e niente, ogni tanto trovi qualche anima buona che ti fa il pieno la macchina. Mangiare si mangia sempre, perché nel mondo agricolo si mangia sempre, però da lì a poter sopravvivere, ma dico solo per muoversi, è dura, ma molto molto dura. Adesso andiamo a vedere la trebbia con i fagioli, questo spero che si fermi. Sono arrivato qua in campo a Villa Falletto, adesso poi vediamo poi le macchine lì per la raccolta, lo sgranocchiamento. Vi faccio vedere qua il campo, vedete la differenza di colori, qua è verde e lì poi c'è uno stacco, è più secco. Mi diceva il proprietario qua che questi qua che sono verdi così li lasciano ancora qua a terra, però visto che le previsioni sono da meteo temporali, burrasche, tornadi e altro nei prossimi giorni, nel weekend,
ha deciso di comunque raccogliere lo stesso quelli già secchi. E hanno diviso i filari, vedete qua che c'è lo spazio, così la macchina può girare e prendere solo quelli secchi, mentre questi verdi rischiano appunto di far prendere il temporale, gli uragani, e poi asciugheranno, come si dice, tanto non può piovere sempre, quando asciugano li raccoglierà poi. Adesso vediamo se riesco a avvicinarmi un po' alla macchina, perché comunque è talmente secco il terreno che non si vede neanche la macchina. Allora, intanto la macchina sta andando su, vi faccio ancora vedere qua praticamente appunto la foglia, vedete che è verde, e la fasulassa, come si chiama in piemontese, non so il termine in italiano, è ancora verde qua il fagiolo, e andiamo a vedere la differenza con quelli che sono secchi. Qua le foglie sembrano secche, ma in realtà poi il fagiolo dentro è molle e si rischiano muffe e altro. Adesso guardiamo quelli secchi che la macchina raccoglie. Ecco, questi sono quelli secchi, infatti si sente proprio, l'ho schiacciato uno, poi quando vedrà che lo schiaccio si perde praticamente, questo se va a terra viene perso, e boh, bisogna lavorarlo come l'erba medica, lavorano tutto di notte, da mezzanotte alle 7 del mattino, e questa settimana addirittura smettevano ancora che era buio, per il fatto che alle 6:30 c'erano già 27-28 gradi, quindi lavorandoli con appunto i macchinari che avete visto, quella tipo rastrella o la macchina che gli espianta, si perde comunque parte del raccolto, bisogna fare molta attenzione. Adesso zoomiamo qua sul, questo è un New Holland, se il vento mi tira da quel lato lì riusciamo a vedere qualcosa in più. E la macchina raccogliendo spricciola poi praticamente tutto, non si vede più niente, potete vedere il campo lì dove ha già lavorato, è tutto piano, non c'è più niente. Adesso mi sposto, se no mi impolvero tutto. Sono due macchine che raccolgono per velocizzare le operazioni. Questo è un Fendt, qua un New Holland TN140, questo è un Fendt 211. La macchina è una Double Master. I fagioli vengono raccolti in quel contenitore. Perché quella là si vede meglio perché c'è la rete. Non so quando, cosa si riesca a vedere, perché comunque la polvere è tantissima. Ecco, questo è il mangiare questa polvere e il guadagno dei miei video da YouTube. Ci sono 3.000, questi problemi non ci sono. Guardate come spara fuori. Posso venire a prendere questo andante. Qua mi sa che esco come una bistecca impanata. Guardate.
spara via polvere, terra, di tutto, tiene solo più il fagiolo pulito. Questa vista che è ferma ve la faccio vedere da vicino. Ciao! Di qua entra, diciamo, tutta la Fasulassa. È tirata dentro dalla cochlea. Adesso prende la fila lì, la prima qua del campo, e vanno avanti così. Passa a cavallo con il trattore, tipo una rotopressa. Praticamente tutta la Fasulassa che viene tritata e sparata fuori, terra compreso. E non ci resta che vedere l'operazione di scarico dei fagioli. Pare che ogni contenitore lì a bordo macchina contiene 24 quintali, 2400 kg di fagioli. Quelli che si incrociano, le due macchine. Qua anche i trattori, filtri, non filtri, aria. Qua la pulizia, la manutenzione è indispensabile. Una giornata di lavoro così, almeno per quanto ne capisco io, filtri e tutto, avranno i prefiltri, ma qua è da sostituire spesso. Qua il drone non serve, qua riesco a dare dei dettagli stando alle dovute distanze, riesco anche a impolverarli. Vedo se mi lascia salire al volo sulla macchina, provo a darmi un polverare un po' da sopra, vedere i fagioli quando entrano nel cassone. Dico che mi ha fatto cenno di sì, sono già sulla macchina, adesso
mi ruoto qua, tanto c'ha tutte le protezioni, le ringhiere di protezione. Guardate qua i fagioli come entrano nella macchina. Adesso li faccio vedere con mano, sembrano secchi, invece in realtà sono morbidi e verdi. Questi penso che poi li trovate nelle confezioni al supermercato sicuramente. Verranno ancora ripuliti, lavati da queste parti qua, vedete c'è ancora un po' di... ci sono qualche pezzo di foglia. Guardate quanta terra che sto mangiando. Per gli amici del mio canale YouTube. E i fagioli sono della ditta Giraudo Aldo. Allora, questa qua che sono su io è una Double Master 2, questa è una Double Master 4. Adesso scendo perché di polvere ne ho già preso a sufficienza. Guardiamo ancora le operazioni di scarico del camion qua dalla macchina raccoglitrice. Ragazzi, mi sono perso lo scarico dei fagioli perché, non avendo numeri di telefono dei contoterzisti o del proprietario dei campi, si sono spostati di campo, ci siamo persi. Adesso vado a farmi la birretta da Emi. Comunque il video è completo, c'era solo più la fase di scarico nel camion. Ciao ciao, adesso faccio la birretta, vi faccio vedere ancora qua al bar da Emi e poi vi saluto. Qua che mi sono fermato da Emi a prendere la birra, leggo un po' di giornale e... Anche questa è provincia di Cuneo, Valle Maira, abusi sessuali su una turista dopo una gita in Alta Val Maira. Non sto a leggervi tutto l'articolo, parla di un pastore avrebbe abusato di questa turista, sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. Comunque ragazzi, vi mando al prossimo video e cin cin a tutti.